alcune modifiche nel bilancio sulla base appunto dell'emergenza sanitaria Covid, in quanto abbiamo dovuto ridimensionare il valore della produzione, quindi ricavi caratteristici, e di conseguenza fare anche alcuni efficientamenti dal punto di vista dei costi della produzione. In generale, lo squilibrio è stato compensato attraverso due tipologie di soluzioni. La prima riguarda il contributo integrativo da parte del Comune di Maranello, di cui è la delibera del Consiglio Comunale 26 dell'8 giugno scorso, e l'altro strumento è quello della sospensione temporanea delle quote capitali. In particolare abbiamo una sospensione fino al 30 settembre con i finanziamenti di BPER Banca e una sospensione di un anno per quanto riguarda invece i finanziamenti dell'Unicredit. Questo ci consente, diciamo, di ridimensionare e quindi di calmierare l'effetto negativo dovuto, come vedremo, alla riduzione di alcune tipologie di ricavi, in particolar modo per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid. A pagina 4 e 5 avete un dettaglio di quello che è, diciamo, l'andamento dei ricavi caratteristici dell'impresa. In particolare abbiamo un raffronto tra il previsionale 2020 e l'assestamento che abbiamo fatto 2020. Abbiamo alcune, diciamo, variazioni significative. In primo luogo abbiamo una riduzione dovuta alla voce altri affitti immobili, che riguarda la decisione adottata con deliberazione di giunta 59, attraverso la quale si è voluto dare sostegno alle attività commerciali per esonerandole dal pagamento del canone di affitto per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020. Abbiamo una riduzione anche del ricavo derivante dal noleggio delle sale attrezzature per la chiusura delle palestre e quindi il mancato introito da parte delle associazioni sportive per l'utilizzo delle strutture. Vi è stato una ridefinizione dell'accordo quadro con Acer, se vi ricordate già nella chiusura del bilancio di esercizio al 31-12-2000 e 18 e 19, abbiamo approvato una bozza di accordo quadro con Acer per il quinquennio 2019-23 e questo fa sì che i proventi dei canoni e i costi di gestione vengano d'ora in poi rendicontati direttamente da Acer alla società. Abbiamo inoltre, per quanto riguarda i proventi del demanio stradale, una riduzione abbastanza consistente della COSAP di circa 41.000 euro e 825. Questo ovviamente è dovuto alle misure straordinarie collegate al decreto rilancio 34 del 2020 a favore dei titolari di pubblici esercizi esercenti il commercio in sede fissa e alle attività artigianali, oltre che ai titolari di concessioni di suolo pubblico per il posteggio del mercato. Per Chiedo quanto solo riguarda. un'informazione. Scusate, ho tentato di presentare la relazione, la state vedendo? Oppure. Affermativo. Ah, perfetto, Bene. grazie. Sì, si Scusatemi, vede. ma era solo per. Grazie. Tra gli altri proventi diversi abbiamo una riduzione di circa 18.000 euro che riguarda il minor utilizzo dei corrispettivi da parcometro per ovviamente la chiusura del Museo Ferrari nel periodo dell'emergenza Covid e abbiamo inoltre tra gli altri ricavi e proventi, una voce di sopravvenienza attiva di 25.000 euro che riguarda una transazione che abbiamo concluso con il signor Federzoni Silvano. Se vi ricordate, avevamo appunto perso in primo grado una causa per usucapione di un terreno. Il comune ha fatto ricorso in secondo grado e diciamo che il signor Federzoni, sulla base di una lunga trattativa, ha deciso di riversare a carattere transattivo a favore del comune 25.000 euro affinché il comune rinunciasse all'appello di secondo grado.
Abbiamo valutato, diciamo, l'opportunità anche con vari incontri che abbiamo fatto con il legale, che è l'avvocato De Lucchi di Bologna, e abbiamo valutato anche l'impatto, che sostanzialmente è nullo dal punto di vista patrimoniale ed è invece favorevole dal punto di vista finanziario, proprio per il fatto che già negli scorsi esercizi questo terreno era stato interamente svalutato, quindi quanto viene riconosciuto in via transattiva non impatta in termini di bilancio civilistico, ma viene qualificato contabilmente come, diciamo, extra ricavo, come ricavo di natura straordinaria. Per quanto riguarda quindi le variazioni di sintesi in termini di valore della produzione, a pagina 5 abbiamo una previsione 2020 di 3.640.274 e invece un assestamento 2020 di 3.562.820. Abbiamo provato a ragionare anche in termini di costi della produzione e quindi di efficientamento in termini di fattori produttivi e conseguentemente dei costi. Da questo punto di vista abbiamo senz'altro una riduzione del carburante di circa 1.500 euro che riguarda il minor utilizzo dei mezzi per il periodo di chiusura del lockdown. Abbiamo stimato però un aumento di circa 15.000 euro per interventi in termini di manutenzione, in particolare 8.000 euro per l'illuminazione pubblica e 7.000 euro per l'acquisto di fiori e piante necessari alla sistemazione delle aiuole. Abbiamo valutato l'impatto adeguato degli ammortamenti correlati al compendio immobiliare di proprietà della Maranello Patrimonio e abbiamo un miglioramento in termini di ovviamente oneri finanziari, perché sospendendo in parte i finanziamenti in quota capitale e in parte in quota interessi abbiamo, diciamo, un minor costo finanziario da sostenere nell'anno 2020. Abbiamo quindi un resoconto della situazione dei costi della produzione del previsionale 2020 e dell'assestamento 2020 a pagina 7, in quanto abbiamo un importo di 2.417.118 come previsione che avevamo fatto e un ammontare di 2.383.097 come previsione assestata del 2020. Abbiamo imputato gli ammortamenti, diciamo, corretti in base alle percentuali previste dalla normativa civilistica e fiscale e, come vedete, abbiamo un miglioramento in termini di gestione finanziaria, perché il totale oneri finanziari che erano stati previsti in 111.994 passano a 89.234. Abbiamo pertanto un risultato prima delle imposte di circa 42.989, abbiamo stimato prudenzialmente forse più imposte di quelle dovute, ma diciamo che per prudenza siamo stati, diciamo, di più che prudenziali, e otteniamo un risultato d'esercizio dopo le imposte di circa 1.000 euro. Abbiamo quindi una situazione economica che riteniamo essere equilibrata anche a seguito delle modifiche che abbiamo fatto in termini di minor ricavi che dobbiamo subire e un insieme di efficientamenti in termini di costi della produzione, con un impatto decisamente positivo per quanto riguarda la gestione finanziaria e quindi per l'impatto positivo dei minori interessi passivi in termini di conto economico. In conclusione, quindi, si rileva un utile di esercizio di circa 1.000 euro dopo aver prudenzialmente accantonato imposte sui redditi della società e imposte regionali sulle attività produttive, cioè IRAP, per 42.000 euro. Io direi di aver terminato. Se avete delle domande, sono a disposizione. Mi permettiamo di evidenziare il contributo a fondo perduto dello Stato, grazie al quale abbiamo finanziato proprio gli interventi di cui diceva prima il dottor Caselli. E era semplicemente per metterlo in evidenza, perché è un contributo importante che ci ha consentito di
prevedere qualche ulteriore diciamo investimento che non era altrimenti non avremmo potuto fare, ecco, tutto qua, che è di circa 30.000 euro, se non sbaglio, dottor Caselli, giusto? Sì. Sì, esatto. Perfetto, grazie. Ci sono, si è esaurita l'illustrazione del primo punto, o spazio eventuali domande o richieste da parte dei consiglieri. Possiamo passare oltre al secondo punto. Ditemi voi. Se non, non mi sembra. Bene. Direi che possiamo passare al regolamento generale delle entrate. Sì, il secondo punto. Prego. Lo io nella prima parte. La legge 160 del 2019, che è la legge di bilancio del 2020, di fatto ha con intenti diversi, in particolare quello di accorciare anche i tempi per consentire l'incasso delle imposte dovute da parte dei contribuenti, no? A vantaggio dell'ente, ha introdotto quello che si chiama l'accertamento esecutivo, cioè di fatto unifica in un unico provvedimento l'accertamento tributario e il titolo esecutivo, cioè la cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento. E sia per le entrate di natura patrimoniale, sia per le entrate tributarie, l'unica eccezione sono le contravvenzioni al codice della strada. L'articolo 1 sempre della legge dispone inoltre le modalità di rateizzazione e dice che non devono essere di rateizzazione delle somme dovute, che è un'opzione che è consentita ai contribuenti, che non deve essere inferiore a 36 rate per i debiti superiori a euro 6.000. Questo comporterà, vediamo dopo, rivedere i tempi, il numero di rate che possiamo introdurre per consentire ai contribuenti di Maranello di regolarizzare la loro posizione. L'articolo successivo, l'articolo qui al comma 108, prevede che vengano nuove disposizioni, comprese anche quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori relativamente all'ingiunzione di pagamento emessa dal 1 gennaio 2020. Ci sono una serie di, adesso vediamolo più nel dettaglio dopo nel regolamento, di fatto vengono toccate da questa normativa, come dicevamo prima, sia le entrate tributarie sia quelle patrimoniali, quindi relative alle rette o agli affitti, eccetera. Il regolamento unico che abbiamo costituito di fatto supera diversi altri regolamenti che prima erano vigenti, includendo anche quelli che riguardano gli strumenti che vengono chiamati deflattivi del contenzioso, cioè che sono a disposizione del contribuente per come dire, affrontare la propria posizione, quindi ridurre l'onere a suo carico o comunque gestire il contenzioso con l'ente. Quindi questo significa che alcuni regolamenti che prima erano vigenti vengono abrogati. L'esempio è quello del Regolamento Generale delle Entrate, quello che era stato approvato nel 2001 e modificato nel 2017, il regolamento che disciplina l'autotutela, il regolamento del diritto di interpello e il regolamento dell'accertamento con adesione. E questi istituti vengono chiaramente normati all'interno del regolamento che il Consiglio si accinge ad approvare il 28. Nel dettaglio vi dico anche la questione dei mesi. Nelle entrate tributarie, da 100 euro a 3.000 euro le rate possibili sono 12, da 3.000 a 6.000 euro sono 24 e
in ottemperanza a quanto disposto nel nuovo regolamento, quelle superiori a 6.000 fino a 150.000 sono 36 mesi, mentre nel regolamento precedente fino a 30.000 erano 18 e dopo i 30.000 erano 24 mesi. Il nuovo regolamento di fatto è migliorativo per il contribuente perché dà un periodo più lungo per saldare la propria posizione. Oltre 150.000 euro di debito, mentre prima erano 36 le rate che erano consentite al contribuente, ora sono 48. Per quanto riguarda le patrimoniali, fino a le entrate di tipo patrimoniale, fino a 10.000 euro sono 36 mesi e da 10.000 euro in su sono 48. Prima invece erano 12 mesi che potevano essere elevati a 24 in situazioni particolari. Quindi anche in questo caso entrambe le situazioni, quindi fino a 10.000 e dopo 10.000 euro, sono un po' più a vantaggio del contribuente. Se vogliamo dare un'occhiata al regolamento, Monica, mi supporti tu nel definire i vari articoli del regolamento? Quelli più rilevanti, ecco, magari per non perderci in dettagli. Monica, non ti si sente? Non ti sentiamo? No, eccomi. No, stavo tentando di condividere il regolamento e mi si è bloccato un attimo, che così lo seguiamo. Allora, presenta ora il tuo schermo, condividi. Ok, ecco, vedete il regolamento generale delle entrate? Mi sentite innanzitutto? Sì, ti sentiamo. Bene, e vedete anche la presentazione del regolamento. Ecco, bene. Allora, come ha anticipato il sindaco, questo diciamo è un po' un testo unico su tutte le entrate comunali. È un regolamento che dobbiamo adottare quest'anno perché appunto la legge di bilancio 2020 ha riformato dopo tanti anni il sistema delle riscossioni. Quindi diciamo che ci sono alcune cose nuove, che sono quelle che il sindaco ha già evidenziato, altre invece che sono sostanzialmente una riproposizione all'interno di questo regolamento di regolamenti che avevamo già, semplicemente aggiornati con le eventuali nuove norme che sono intervenute. Quindi io non stiamo a leggere tutti gli articoli, perché come vedete è un regolamento che è organizzato in 5 titoli, quindi io mi concentrerei solo sugli articoli principali, poi se avete delle richieste di approfondimento siamo a disposizione sia io che la Librizzi. Quindi io andrei direttamente agli articoli che riguardano la riscossione delle entrate e quindi siamo all'articolo 5, appunto, che definisce tutto il sistema della riscossione delle entrate, in particolare partendo dall'articolo 9, ecco, in cui si disciplina proprio la fase dell'attività di recupero. Quindi prima, e con questo articolo noi andiamo comunque a definire che prima di attivare tutte le procedure di riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata, che può essere o responsabile dei tributi o comunque gli altri responsabili delle entrate del comune, possono inviare un apposito atto di sollecito dando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il pagamento. Quindi insomma si tenta, prima di arrivare alla notifica dell'accertamento esecutivo, di fare un'attività di recupero bonaria. Nell'ambito di questa attività, per le entrate di tipo patrimoniale possono eventualmente anche essere concessi dei rateizi, che poi vediamo disciplinati in un articolo successivo. Ecco, la vera novità è questa, sono i cosiddetti accertamenti esecutivi, che noi abbiamo disciplinato in due articoli diversi, che sono il 10 e l'11. Nel primo, nell'articolo 10, discipliniamo l'accertamento tributario esecutivo tributario, cioè quello che si applica ai tributi.
In sostanza, qui si dice che gli avvisi di accertamento che venivano già abitualmente fatti, insomma, dall'ufficio tributi a fronte di mancati pagamenti o mancate denunce da parte dei contribuenti nei vari tributi, vengono integrati anche con l'intimazione ad adempiere. Quindi, mentre prima si faceva la notifica dell'avviso di accertamento, si dava un tempo al contribuente di pagare, dopodiché si interveniva con la notifica dell'ingiunzione, adesso in un unico atto questi due documenti sono contenuti. Questo per accelerare un po' anche i tempi della riscossione. Stessa cosa per l'accertamento esecutivo patrimoniale, che viene disciplinato in un altro articolo, pur avendo le caratteristiche e diciamo gli elementi identici a quello tributario, semplicemente perché ha delle tempistiche diverse. Innanzitutto perché scade il termine di pagamento per diciamo, l'entrata patrimoniale è di 60 giorni, questo lo stabilisce la norma, mentre per gli accertamenti di tributari il termine di pagamento coincide con il termine entro il quale può essere presentato il ricorso, che può variare caso per caso. Poi abbiamo appunto l'articolo che disciplina la riscossione coattiva, quindi decorsi 30 giorni dal termine di pagamento che è stato dato con l'accertamento esecutivo, nel caso in cui il contribuente non paghi, il funzionario responsabile dell'imposto dell'entrata deve procedere con l'attivazione della riscossione coattiva, quindi con l'attivazione delle procedure esecutive per il recupero del credito, siano essi fermi amministrativi, pignoramenti di stipendio, esecuzioni forzate e così via. Questa procedura è disciplinata dalla norma. Noi avremmo anche potuto mettere questo articolo, perché sostanzialmente andiamo a replicare quello che dice la legge, ma abbiamo proprio voluto creare uno strumento in cui sia il contribuente che gli uffici comunali, insomma chi si interfaccia col comune, trova scritto in modo sintetico, chiaro e anche conseguenziale quello che è il procedimento della riscossione. Un articolo invece più importante è quello che riguarda gli interessi moratori. Interessi di mora che sono calcolati sulla base del periodo di ritardo del pagamento. Su questo la legge consente ai comuni di applicare una maggiorazione del 2% che noi avevamo, nel senso che se andate a vedere il precedente regolamento delle entrate diceva che a tutti i rateizi e comunque anche agli avvisi di accertamento si applicavano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato del 2%. Abbiamo eliminato questa maggiorazione andando sostanzialmente ad azzerare i tassi di interesse visto il basso livello di interessi legali che ci sono ora. Poi abbiamo l'articolo 14, che anche questo è un articolo che ripropone la normativa, che definisce appunto gli oneri che si possono mettere a carico dei contribuenti per gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la riscossione. Ecco, l'articolo della rateizzazione è quello invece sul quale è stato dato più spazio ai comuni di regolamentazione. E qui abbiamo proprio definito due griglie, una per le entrate tributarie e una per le entrate patrimoniali. Per le entrate patrimoniali intendiamo tutte le rette diverse dalle tributarie, quindi sono sostanzialmente le rette delle scuole, gli affitti, non ci sono le sanzioni del codice della strada perché rispondono a delle regole diverse. Come ha detto il sindaco, abbiamo ampliato la griglia delle tempistiche. Prima i ratisi potevano arrivare fino a 36 mesi, adesso arriviamo fino a 48, e abbiamo un pochino ristretto, diciamo, le soglie e le fasce in modo tale da aumentare per ogni fascia le mensilità. Abbiamo anche previsto un articolo 4 in cui ci si tiene lo spazio in caso di comprovate situazioni economico-patrimoniali difficoltose di andare anche oltre eventualmente il limite dei 48 mesi. Anche per i servizi scolastici educativi abbiamo scritto che potranno essere concessi ratesi con durata superiore a 48 mesi o con rate inferiore a 50 euro agli utenti che sono in carico ai servizi sociali.
Nei commi successivi sostanzialmente discipliniamo le modalità di accesso a questa rateizzazione, quindi come va fatta la domanda, le dichiarazioni che vanno fatte, si disciplina cosa succede nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, che appunto si decade dal beneficio del rateizzo e l'importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Altro articolo che abbiamo inserito è quello che disciplina i rimborsi delle entrate tributarie. Anche questi sono disciplinati dalla norma. La richiesta di rimborso può essere fatta entro 5 anni e il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni. Poi sono scritte proprio le procedure operative, nel senso che il contribuente può trovare proprio i riferimenti su come fare richiesta, cosa deve scrivere nella domanda di presentazione, di richiesta e così via. Idem per i rimborsi delle entrate patrimoniali che sono stati disciplinati. È stato previsto l'istituto della compensazione che già l'ufficio tributi comunque realizzava, l'abbiamo disciplinato, cioè si prevede la possibilità per contribuenti che sono a debito e a credito per lo stesso tributo su annualità diverse a fronte di rimborsi, ad esempio richiesti. Si prevede la possibilità della compensazione che può essere fatta su istanza del debitore e l'abbiamo disciplinata all'articolo 21, proprio scrivendo quello che deve essere, come deve essere formulata la richiesta, oppure anche su proposta d'ufficio, quindi qualora gli elementi scaturiscono direttamente dal servizio tributario. Ecco, poi l'ultima parte riguarda appunto gli istituti deflattivi, i cosiddetti istituti deflattivi del contenzioso, che sono appunto degli strumenti che sono messi a disposizione dalla norma per evitare di arrivare a dei contenziosi in commissione tributaria. E questi sono l'interpello, l'autotutela, l'accertamento con adesione e il ravvedimento peroso. Sono istituti che esistono già, che sono già disciplinati e che abbiamo semplicemente riproposto all'interno di questo regolamento, quindi io direi di non stare a leggere i singoli articoli, lancio semplicemente la parola alla responsabile dell'ufficio tributi, Lorenza Libizzi, che illustra in modo sintetico che cosa sono questi strumenti e a cosa servono fondamentalmente. Allora, in poche parole, l'interpello è un istituto che permette al singolo cittadino oppure a associazioni oppure a CAF di chiedere come si comporta il comune di fronte a una certa norma che ancora non ha, come dire, un'interpretazione chiara. Succede spesso e volentieri, soprattutto in campo tributario, che ci siano delle situazioni. Recentemente mi viene in mente il caso dei leasing, per cui ci hanno chiesto: ma voi, il vostro comune, come si comporta in questa situazione? Ecco, allora l'interpello è una domanda che fa il cittadino, che fa un CAF, che fanno i commercialisti per chiedere chiarezza su delle norme tributarie. Poi abbiamo l'autotutela molto chiaro anche dal nome stesso, cioè mi sbaglio, ho fatto un accertamento, mi sono sbagliata, lo annullo per autotutela, quindi vado ad annullare una parte oppure in toto un atto che ho emesso perché mi sono sbagliata oppure sono intervenute chiarimenti, cose varie. L'autotutela può essere fatta direttamente dall'ufficio oppure può essere chiesta anche dal contribuente. Contribuente che dice: mi è arrivato l'accertamento, ti chiedo di annullarmelo in parte oppure tutto perché mi sono sbagliato oppure perché ho rettificato una percentuale, qualche cosa in catasto, ho sistemato tutto, di solito poi ovviamente qui ci sono vari incontri in ufficio, quindi ti chiedo di annullare l'atto. Questo, ecco, diciamo che è l'istituto che viene maggiormente utilizzato, ma della serie 5, 6, 7 casi all'anno, ecco. Accertamento con adesione, emettiamo un accertamento. Il contribuente, un recupero di imposta, quindi che può essere soprattutto qui sulle aree, emettiamo un accertamento, il contribuente presenta un'istanza di accertamento con adesione, ovviamente anche qua c'è sempre un incontro in ufficio, si valuta se è il caso di presentare questo accertamento con adesione, si interrompono i termini
di questo accertamento, ci sono 90 giorni in più, oltre ai 60, perché spesso si tratta di situazioni che hanno bisogno di chiarimenti, e soprattutto con l'ufficio tecnico, dobbiamo chiedere all'urbanistica, dobbiamo chiedere dei chiarimenti all'edilizia, per cui c'è questa sospensione di 90 giorni, dopodiché si chiude l'istruttoria, il cittadino contribuente viene in ufficio, stendiamo un verbale, vediamo quello che è risultato e entro 15-20 giorni, adesso mi ricordo, sono i 15 o 20, il cittadino paga, il contribuente deve pagare. Poi, aspetta, l'ultimo che cosa? Ravvedimento operoso, la parola stessa, significa io voglio ravvedermi, ho sbagliato, non ho pagato una rata, ho fatto i conteggi male, ho omesso il pagamento, mi sono dimenticato, mi rivolgo all'ufficio, spesso e volentieri è così, anche se dovrebbe essere un'iniziativa autonoma e un calcolo autonomo da parte del contribuente. Diciamo che cerchiamo di sostenere e di aiutare anche il contribuente, perché non è che possa sapere tutto, e quindi chiede di poter pagare un importo, ad esempio, dell'anno scorso, perché si è dimenticato una rata oppure non ha calcolato bene. Qui c'è una sanzione molto bassa e, come dice la parola stessa, il contribuente si ravvede e non verrà mai accertato, quindi non riceverà mai un accertamento con sanzioni molto più pesanti. Recentemente il ravvedimento operoso è diventato un ravvedimento operoso lunghissimo, prima era solamente per un anno, adesso diciamo che il legislatore sta cercando di portare i tributi locali vicini al comportamento dell'Agenzia delle Entrate, dei tributi erariali. Quindi per i tributi dello Stato c'era già questo ravvedimento dei 5 anni, molto lungo, adesso danno la possibilità di applicarlo anche ai comuni. Quindi il cittadino, adesso il contribuente, può ravvedere 5 anni. Ovviamente con sanzioni molto più basse rispetto ad avere un accertamento notificato dall'ufficio. Va bene? Cerco di essere sempre molto sintetica e piuttosto... Ok, diciamo che questo... Posso fare una domanda? Sì, esatto. Sì, certo. E se per caso sbaglia l'ufficio comunale, cosa succede? In che senso, Sassi? Nel senso che può capitare che chieda più imposte di quelle dovute. Allora, non lo so, prima abbiamo parlato dell'autotutela, si può sbagliare anche l'ufficio, l'autotutela è un istituto che può essere applicato sia dall'ufficio oppure può essere chiesto dal cittadino. Può capitare. Assolutamente, infatti dicevo, è l'istituto che viene più frequentemente utilizzato, ma più frequentemente parlo per Maranello di 7 casi all'anno. Ecco, viene utilizzato, viene fatto appositamente. Non so se questo che la intende, non so se ho risposto adeguatamente. No, ma non era rivolto in modo particolare a lei, ma bensì al fatto che che ci sono delle more da pagare se sbaglia il cittadino, se sbaglia il comune e uno paga, poi se ne accorge dopo, che cosa succede? Ecco, io, ma è un discorso politico, non particolarmente tecnico, nel senso che secondo me la mora deve essere considerata e valutata in un termine molto, molto limitato e basso, ma questo purtroppo non succede. Cioè, per mora lei intende gli interessi oppure le sanzioni? Le sanzioni. Ah, le sanzioni quelle sono di legge, non è che possiamo applicare delle cose diverse.
c'è una normativa di base, di fondo, io non posso prevedere una sanzione perché non voglio essere vessatoria nei confronti del cittadino di Maranello e quindi inventarmi una sanzione. Cioè io ho le sanzioni che derivano da decreti legislativi che hanno istituito tutti i vari tributi, Sassi. Quindi si parte da un minimo del 30, poi abbiamo anche il 100, in certi casi anche il 200. Diciamo che abbiamo sempre cercato comunque a Maranello di venire incontro al cittadino e di applicare più delle volte, di venire incontro, di istruirlo, di fare in modo che ci presenti una dichiarazione tardiva, fare in modo che non diventi il 100 la sanzione, ma diventi il 30. Mi sembra che comunque ci sia molto, come dire, molta apertura col cittadino, con il contribuente di Maranello. Possiamo procedere? A me va bene, ok, grazie. Prego. Cosa c'è adesso? Chi è che deve procedere? No, non so se era terminata la spiegazione del punto. Sì, diciamo che il punto è terminato, nel senso che con questo regolamento, con questa illustrazione degli istituti deflattivi di contenzioso, sono l'ultimo titolo, poi dopo c'è l'articolo che riguarda l'entrata in vigore, in cui si dice che questo regolamento, come prevede la norma, entra in vigore dal 1 gennaio 2020, quindi a effetto retroattivo, e che si intendono, diciamo, modificati tutti i regolamenti che sono ancora in vigore e per le parti disciplinate da questo regolamento. Quindi diciamo che c'è un regolamento generale delle entrate che comanda su questi aspetti trasversali. Poi rimangono i singoli regolamenti in campo, della TARI, dell'IMU, dell'imposto di soggiorno, della COSA, dei NID e così via, che disciplinano gli aspetti diversi da quelli che sono disciplinati in questo articolo, insomma, in questo regolamento. Ah, ci tenevo anche a dire che su questo regolamento, su alcuni punti, abbiamo tentato di lavorare in modo abbastanza coordinato con gli altri comuni del distretto che vanno in approvazione ora di questo regolamento, nel senso che lo schema dei ratesi dovrebbe essere lo stesso, l'eliminazione dei 2 punti percentuali l'abbiamo cercata di definire in modo tale che il contribuente che è a Maranello ed è contemporaneamente a Fiorano, lo stesso contribuente, si trovi degli strumenti o comunque, diciamo, delle regole di applicazione dei tributi e delle entrate patrimoniali, quelle principali, simili. Ecco, io ho concluso. Grazie. Se ci sono altre domande su questo regolamento, altrimenti, se siete d'accordo, possiamo passare al terzo punto, che è regolamenti invece per l'applicazione dell'IMU. Quindi non so se viene presentato sempre dal sindaco. Prima battuta, prego. Introduco io, poi dopo specifica nel caso Monica Ventura. Sempre la legge 160 comporta l'abrogazione della IUC e introduce la nuova IMU. L'abrogazione riguarda questo intervento fa data dal 2020, quindi dall'inizio dell'anno, e riguarda la disciplina dell'IMU e della TASI. Quindi di fatto si introduce un'imposta che si chiama sempre IMU, infatti la chiameremo nuova IMU per quello. Nel nostro caso le modifiche sono modeste perché, come sapete, la TASI non è applicata a Maranello, per cui di fatto la situazione non cambia molto rispetto a quella attuale. Anche in questo caso si è lavorato assieme ai comuni vicini per poter dare la massima omogeneità agli strumenti che vengono utilizzati. Sono pochi margini discrezionali, quindi di fatto si riprende in gran parte il regolamento precedente. Al regolamento viene demandata la possibilità di determinare gli interessi, le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune,
e gli importi fino ai quali l'importo non è dovuto oppure non sono effettuati i rimborsi. Il tema del ravvedimento operoso anche in questo caso consente di una riduzione della sanzione. Abbiamo determinato che si possa prevedere una riduzione del 50% delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso nelle situazioni di difficoltà economica comprovata che riguardi esiti degli effetti della pandemia in pratica. Quindi nel caso in cui una persona, un contribuente, sia in difficoltà comprovate la conseguenza di questa difficoltà sia un ritardo, un problema relativamente all'IMU, la sanzione viene ridotta del 50%. Poi ci sono delle sanzioni degli interessi per ravvedimento operoso, della rata di acconto con scadenza 16 giugno e per la rata di saldo con scadenza 16 dicembre. Vedete che in base a quanto tardi avviene il ravvedimento cambia il tipo di sanzione, cioè entro 15 giorni la sanzione è dello 0,1 per ogni giorno fino al 15esimo, nella caso della riduzione appunto diventa lo 0,05, fino ad arrivare al ravvedimento entro un anno e comunque entro il 30 giugno del 2021 la sanzione è del 3,75 e nel caso di difficoltà, come dicevamo prima, viene ridotta al 1,87, quindi ridotta del 50%. Per quanto riguarda il regolamento, Monica, ci sono delle cose che vuoi aggiungere su voci specifiche degli articoli? Ecco, adesso riattivo l'audio, eccomi. Volevo appunto precisare che questa, diciamo, abbattimento delle sanzioni ci è stato consentito da una circolare, da un chiarimento del Ministero che è intervenuto l'8 di giugno a fronte di comuni che stavano esentando le sanzioni a fronte di ravvedimenti operosi fatti entro il 15 settembre. Quindi se vi ricordate, in prossimità della scadenza dell'IMU, alcuni comuni hanno rinviato la scadenza, altri hanno detto mi potete pagare a metà settembre senza pagarmi le sanzioni di interessi. Peccato che su questi regolamenti noi non siamo autonomi, nel senso che questi regolamenti il Consiglio Comunale li approva, ma poi vengono mandati al Ministero che ce li deve avallare. Quindi il Ministero, vedendo un po' questa decisione da parte del Comune per evitare di trovarsi tanti regolamenti da dover annullare, ha fatto questo chiarimento e infatti noi siamo stati fermi, se vi ricordate, in prossimità della scadenza perché non sapevamo che terra ci poteva tenere su. Quindi è chiaro che non si può rinviare la quota dello Stato, che è la quota che è il grosso dell'IMU. Lo Stato l'ha precisata perché è una competenza sua e quindi i comuni non possono disporne. Non si possono eliminare sanzioni e interessi, come era stato fatto da alcuni enti, si possono invece ridurre. Pertanto abbiamo proposto sempre anche questo in accordo con i comuni, alcuni comuni del distretto, in particolare Fiorano e Formigine, che non avevano ancora assunto decisioni in merito a questo argomento. Abbiamo appunto proposto una norma che è di carattere regolamentare, ma che non andiamo a scrivere nel regolamento, vedete scritta nel testo della delibera, perché è una norma straordinaria che possiamo applicare proprio in questo caso di emergenza Covid e che quindi vale esclusivamente per l'anno 2020, quindi per la rata di acconto, quella che scadeva il 16 gennaio, per la rata di saldo, con termine ultimo di ravvedimento appunto il 30 giugno 2021 con queste percentuali ridotte che il sindaco vi ha illustrato. Il regolamento IMO è un regolamento fotocopia, questo qua, la vedete la presentazione? Sì. È un regolamento identico a quello che avevamo già. Ci siamo anche interrogati sul fatto del doverlo rifare, nel senso che di fatto non cambia praticamente nulla, però dal punto di vista giuridico, essendo un nuovo tributo, una nuova IMU, che accorpa anche la TASI,
diciamo, alla fine l'orientamento del Comune è stato quello di riapprovare un nuovo regolamento identico praticamente a quello precedente. Gli ambiti discrezionali in materia di IMU sono vicini allo zero, quindi di fatto andiamo semplicemente a ribadire il tema della determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, confermando appunto la disciplina normativa che consente di valutare l'area al valore venale in comune commercio il 1° gennaio dell'anno in posizione o a far data dagli strumenti urbanistici generali attuativi e comunque in misura non inferiore ai valori venali stabiliti con delibera di giunta comunale o comunque dell'amministrazione. Abbiamo confermato l'assimilazione ad abitazione principale degli alloggi che vengono lasciati dalle persone che vengono ricoverate o anziani o disabili che vengono ricoverati in strutture, quali hanno l'alloggio sfitto e quindi possono continuare a non pagare l'IMU anche se non sono residenti, perché continua ad essere considerata prima casa e così anche una pertinenza. Abbiamo confermato questa riduzione di imposta per gli immobili inagibili al 50% che avevamo già nella precedente IMU e abbiamo introdotto questo articolo che è previsto proprio dalla nuova IMU che consente di considerare effettuato il pagamento anche se il pagamento viene fatto solo da uno dei proprietari per conto degli altri, quindi sono appunto i versamenti corrisposti da uno dei cointitolari. Abbiamo previsto questo articolo che è consentito appunto dalla normativa di prevedere differimenti del versamento dell'imposta da parte della Giunta nel caso di gravi eventi di natura straordinaria ed eccezionale anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, come possono essere frane, come possono essere terremoti, sono casi appunto straordinari. Ovviamente il differimento riguarda sempre solo la quota di competenza comunale, quindi sostanzialmente le aree edificabili e le seconde case in più e un po' i negozi e così via, perché tutti i capannoni, tutti i D, il grosso viene pagato allo Stato. Abbiamo previsto l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune, questa è un'opportunità concessa dalla nuova IMU, che quindi abbiamo colto e scritto nel regolamento. Gli interessi moratori anche qui sono senza il 2% aggiuntivo, quindi sono solo gli interessi legali. I rimborsi e le compensazioni sono disciplinati come nel regolamento generale dell'entrata e direi che non c'è nient'altro da aggiungere, quindi un regolamento molto pulito. Vi segnalo che c'è un errore di numerazione, adesso perché vi abbiamo mandato i documenti ieri subito, stamattina abbiamo riguardato tutto e vedete abbiamo l'articolo 7, poi si va all'articolo 9, invece questo 9 diventa l'8 e abbiamo tutti un po' sistemati, quindi nella versione definitiva che verrà allegata alla delibera ci sarà la numerazione e i riferimenti corretti. Ecco, io ho finito, se avete bisogno di approfondimenti siamo a disposizione. Si è collegato anche il Presidente della Commissione, quindi lasciamo a lui eventualmente la conduzione dei lavori per il proseguio della seduta. Sì, buonasera a tutti. Intanto scusate per il ritardo, ho avuto un protrarsi di impegni lavorativi. Quindi giusto per, scusatemi un attimo, vi chiedo anche questo, siamo arrivati alla trattazione del punto numero 3, corretto? Sì. Sì. Ok. Se non ci sono osservazioni, domande, richieste di chiarimenti sul punto 3, possiamo passare al quarto punto, che è approvazione tariffe a riduzione tariffarie anno 2020. Lascio la parola a chi esporrà il punto. Grazie Presidente. Ora trattiamo questo punto
le tariffe e le riduzioni della c'è qualcuno con il microfono aperto probabilmente che fa eco, chiedo di controllare e di chiudere se potete. Approviamo con questa delibera le tariffe e le riduzioni della Tari per l'anno 2020. È un tema piuttosto complicato perché lo sarebbe stato comunque per l'introduzione a seguito di una legge del 2017, la 205, di ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, della facoltà di fatto definire il metodo tariffario e quello che si chiama l'MTR, viene chiamato come sigla, e il nuovo metodo tariffario per il calcolo dei rifiuti. Questo calcolo un po' macchinoso, a seguito di un abbastanza vivace dibattito anche a livello nazionale e locale, ha consentito di che sarebbe stato in vigore da 2020, insomma, alla fine, anche a conseguenza delle problematiche legate al Covid, ci ha consentito di confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019. L'articolo 6, in particolare, di una deliberazione di ARERA, avrebbe di fatto imposto che il PEF, cioè il piano economico finanziario del servizio dei rifiuti, che debba venire validato dall'ente territorialmente competente, in questo caso è Atersir, ma approvato dalla stessa ARERA a livello nazionale. Quindi l'obiettivo è chiaramente quello di omogeneizzare a livello nazionale la determinazione delle tariffe TARI. Farlo concretamente però ha posto una serie di ostacoli, una serie di difficoltà assolutamente inasprite dalla situazione contingente, cioè legata all'emergenza, tanto che nel 2020, in maggio, una deliberazione dell'articolo al numero 158 di fatto ha consentito di introdurre anche delle scontistiche, oltre alla possibilità di impostare le tariffe del 2020 sulla base di quelle del 2019. Quindi il decreto Cura Italia ci consente, il decreto numero 18 del 17 marzo 2020 recita che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, lo leggo bene, approvare le tariffe della TARI, della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020. Poi c'è la parte dopo che dice entro il 31 dicembre 2020 determinare il piano economico finanziario. Nel caso in cui ci siano da conguagliare delle somme, tali somme verrebbero spalmate nei tre anni successivi, per cui la differenza tra i due importi la si può spalmare in seguito. Quindi il 31 dicembre è il termine entro il quale viene approvato il piano finanziario del servizio e anche noi, insomma, delibereremo che nel corso degli anni successivi fino al 2021 è possibile spalmare l'eventuale importo diverso. Per quanto invece riguarda l'altro argomento, che è quello degli sconti e delle agevolazioni, di fatto vengono dettate delle nuove regole per la definizione delle riduzioni e delle agevolazioni e viene comunque lasciato al Comune la possibilità di introdurre con il regolamento anche delle riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto da finanziare con la fiscalità generale oppure messa a carico degli altri contribuenti tari che non sono beneficiari delle misure agevolative. Cioè, di fatto è possibile per i comuni, oltre alle scontistiche già previste da ARERA, aggiungerne altre e chiedere che la somma venga coperta o con la fiscalità generale o con una redistribuzione dei costi sugli altri utenti. Allora, come già avevamo visto nelle scorse sedute, nelle scorse occasioni, la proposta che noi facciamo è quella di prevedere delle risorse per contenere il costo della TARI, quindi fare ricorso alla fiscalità generale e introdurre delle ulteriori scontistiche relativamente non solo alla parte variabile, che è l'unica presa in considerazione da ARERA, ma anche alla parte fissa dell'imposta. Quindi la proposta era che il commercio, quindi le attività commerciali, possano ottenere il 25%
della parte variabile e della parte fissa come sconto, per 25%, quindi si presume che, cioè, diamo, come consideriamo un periodo di un quarto, quindi tre mesi dell'anno, qualsiasi sia il codice Ateco, l'attività commerciale, tra quelle che hanno sospeso l'attività per il lockdown, quelle che sono state chiaramente completamente sospese. In questa cifra viene ricondotta anche l'attività dei commercianti, non solo in sede fissa ma anche ambulanti, nelle categorie però quelle che sono state bloccate, quindi non gli alimentari ma quegli altri. Si introduce poi uno sconto dell'11,5%, questa volta che l'11,5 corrisponde esattamente, cioè esattamente corrisponde ai 42 giorni di chiusura del periodo del lockdown ufficiale, sulla parte variabile per tutte le attività artigianali e per le industrie. E l'11,5 sempre nella parte variabile per le utenze che vengono classificate come magazzini, autorimesse e comunque non rientranti nell'altra tabella, legate all'attività che dicevamo prima, quindi industriali e artigianali, che hanno interrotto l'attività per il lockdown. Un elemento importante, oltre a quello di ricondurre gli sconti alla fiscalità generale, a somme messe ad hoc dall'amministrazione comunale, c'era anche quello che riguarda la possibilità da parte delle aziende, cioè il fatto che non venga chiesto alle aziende di produrre documentazione e fare una richiesta dello sconto, ma mettere già automaticamente a cura degli uffici, l'ufficio tributi, lo sconto di cui hanno diritto direttamente all'interno dei bollettini quando verranno mandati. Per cui, insomma, sarà anche perseguita, questa è l'intenzione, una semplificazione nel momento in cui il contribuente viene chiamato a versare una somma, quindi scontata e senza adempimenti ulteriori. Altro tema, quindi le riduzioni, dicevamo, ecco, le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni ammontano a 138.000 e 118.000 viene pagato con l'avanzo vincolato alla Tari che era già a bilancio, e 20.000 rimanenti con una parte dell'extragettito che risulta da un'attività di recupero dell'evasione, per cui la totalità dell'importo viene coperto con il ricorso alla fiscalità generale. C'è altro, Monica, che vuoi introdurre? No, secondo me, diciamo, questi sono gli elementi fondamentali. Cioè, è chiaro che è una situazione molto molto complessa quella del 2020 sulla tassa rifiuti, indipendentemente dal Covid. Quindi diciamo che in questa situazione c'è stata messa una pezza dicendo: comuni, potete deliberare nel 20 le stesse aliquote del 19. C'è stata data la possibilità appunto di fare queste scontistiche, perché questo, diciamo, va in deroga a quello che abbiamo fatto tutti gli altri anni, che, se vi ricordate, in questo periodo approvavamo il PEF, si stabiliva l'importo dei costi del servizio rifiuti e contemporaneamente si approvavano le misure della tassa rifiuti necessarie per coprire quei PEF, in aumento o in diminuzione. I PEF non saranno più quelli che abbiamo visto fino ad ora, nel senso che ARERA sta trattando i servizi rifiuti al pari dell'idrico o delle energie elettriche, quindi ci dirà i costi che ci possono andare, quelli che non ci possono andare, come devono essere valorizzati, quindi c'è da aspettarsi o aumenti importanti di costi rispetto anche a quelli che ci sono stati, oppure contenimenti. Adesso il metodo è molto complicato diciamo, non c'è stato proprio materialmente il tempo né da parte di Ateras né da parte di ARERA di fare questa cosa su tutti gli 8.000 comuni italiani, perché stiamo parlando non dei comuni dell'Emilia Romagna, di tutti i comuni d'Italia. Quindi io la vedo bene ARERA che approva tutti i PEF di tutti i comuni italiani, però loro non stanno arretrando di un centimetro, questa ARERA, su anche alle richieste di ANCI e di IFER e così via. Quindi siamo in questa fase di stallo, vedremo cosa succederà da qua andare alla fine dell'anno, quando dovremo approvare questo PEF 2020. Insomma. Le riduzioni sono del 25%,
della fissa e della variabile sulla gran parte del commerciale, e quindi negozi, bar, ristoranti, alberghi e così via, che significa l'esenzione per 3 mesi. Cioè abbiamo fatto questa scelta, abbiamo fatto la scelta di non stare a raccontare il codice Ateco del negozio che ha tenuto aperto prima, chiuso dopo. Abbiamo fatto una riduzione generale, pensando che anche quei negozi che hanno aperto un po' prima magari hanno aperto però in difficoltà, con gente che comunque non andava a lavorare, non andava in giro e non comprava. Quindi sono proprio 3 mesi di esenzione di tutta la tassa per queste categorie, che sono la gran parte, e 42 giorni di esenzione della variabile per gli industriali e gli artigianali, che invece hanno avuto una chiusura più limitata, più circoscritta. Io ho finito. Grazie per l'esposizione del punto. Come sempre, se ci sono richieste di chiarimenti, dubbi. Sembra che non ci siano osservazioni, quindi ci prepariamo a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, che è la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2022 e stato attuazione, programmi e progetti. Anche in questo caso la parola a chi esporrà il punto, il sindaco. Prego. Grazie Presidente. Ora affrontiamo tutta la questione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Vi è stato consegnato, direi, il bilancio di previsione in sintesi, c'è una tabella iniziale esplicativa e sintetica relativamente appunto alle variazioni. Solo una cosa, magari salutiamo la Lorenza. Saluto anch'io. Sì. Lorenza, perché abbiamo finito la parte dei tributi e quindi direi che si può scollegare. Va bene, può rimanere Lorenza. Buonasera, grazie. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Quindi dicevo, nella schema che trovate all'inizio, nella colonna è indicata la variazione in più, la variazione in meno, quindi lo spostamento, la previsione assestata e la differenza. Sarei se siete d'accordo, evidenziare quelle più macroscopiche e dare alcune spiegazioni delle diverse voci, in modo poi magari, col fatto che c'è qui anche Monica Venturelli, Elisa Tomasini, eccetera, riusciamo, e Chiara Ferrari, riusciamo ad approfondire, insomma, le diverse voci nel caso fosse necessario. La cosa più macroscopica è appunto la variazione che è consistente, come potete immaginare, dipende dallo shock che c'è stato sui conti pubblici relativi alle conseguenze dell'emergenza e la compensazione che consente quell'equilibrio, che arriva in buona misura anche da trasferimenti pubblici che compensano una parte delle minori entrate che ci sono state. Di fatto uno dei principali è il contributo statale per le funzioni fondamentali, che è quello dei 3 miliardi a livello nazionale, che abbiamo, come dire, stimato sulla base delle indicazioni che ci sono state fornite e l'abbiamo messo nella variazione di cui stiamo parlando ora. Abbiamo comunque deciso di fare la salvaguardia ora, appunto rifacendoci alle stime su alcune minori entrate, perché questo ci permette di avviare delle azioni anche che dovevano trovare collocazione in bilancio, quindi non dover rimandare delle cose importanti, ma poter agire direttamente. Venendo alla parte corrente del bilancio, le entrate corrente di fatto si riducono di 1.567.548, a cui si aggiunge una riduzione di 150.000 degli oneri di urbanizzazione, l'applicazione di un avanzo vincolato per gli oneri di 55.000, insomma il totale di entrate nella parte corrente ha una riduzione di 1.662.188. La spesa viene proporzionalmente modificata, quindi la spesa corrente si riduce di 1.300.000, il rimborso delle quote capitali dei mutui consentiti, insomma, dai nuovi provvedimenti, riduce di 361.900
le spese, per cui il totale della spesa di parte corrente si riduce di pari importo rispetto all'altra voce, per cui l'equilibrio di bilancio risulta confermato. E vediamolo un po' meglio. La parte che riguarda le entrate corrente, che è di 1 milione, abbiamo visto complessivamente 1.662.000, ha un calo di 1.600.000 di entrate tributarie, un incremento di 1.290.000 per entrate al trasferimenti, che è quel fondo di cui che dicevamo prima, e le entrate extra tributarie che si riducono di 1.254.000, prevalentemente per questioni legate al mondo della scuola, quindi gran parte dei costi connessi a questo settore che si è così modificato in questo periodo. Ci sono poi gli oneri di urbanizzazione che dicevamo di ridotti di 150 e l'avanzo vincolato invece di 55.000 che è consegno più. Quindi ci sei Monica? Stai mostrando? Okay. È chiaro, si vede troppo poco. Forse è piccolo. Però sai, i consiglieri... Allora, così poi magari tolgo la faccia voi, dei... dovreste, questo documento qua è quello che vi abbiamo inviato per posta elettronica ieri, quindi un documento di sintesi che se ve lo volete aprire si chiama variazione parte corrente. Vediamo titolo per titolo. Il titolo 1, quello delle entrate tributarie, cambia, si riduce di 1.603.980. Abbiamo una ridotta previsione di IMU legata all'emergenza Covid di 1.214.000. E quello è presumibile, insomma, che è abbastanza chiaro. Con un mancato versamento della prima rata in acconto riproporzionata sull'anno di 370.000 euro in meno, quindi l'8% del gettito totale. Questo importo potrebbe anche crescere, adesso, nel senso che potrebbero arrivare nuovi versamenti, ma insomma abbiamo questa previsione. Sono stati emessi minori accertamenti di recupero dell'evasione, visto che è stata sospesa, il decreto Cura Italia ha decretato la sospensione di questa attività, e vista anche la difficoltà insomma, delle aziende, di 150.000 euro. Poi si sono stati stimati minori introiti da ravvedimenti operosi per 191.500 euro. Per questo motivo noi ipotizziamo, visto che ci può essere un ravvedimento operoso lungo, no, che può andare anche oltre l'anno, immaginiamo che le aziende in difficoltà si avvalgono di questa opzione e quindi per 191.500 euro noi diamo una mancata entrata tributaria. E si stimano inoltre minori introiti da rate ISI, visto anche il differimento dei termini di scadenza delle rate e le difficoltà delle aziende, questi sono altri 503.000 euro. La previsione invece della Tari è stata ridotta con la variazione approvata dal Consiglio Comunale di giugno per 118.000 euro, corrispondente agli sconti, li abbiamo visto anche prima quando parlavamo delle scontistiche. C'è poi invece i rate ISI si stimano in riduzione di 53.000 euro anche per la Tari. Si riduce la previsione per l'addizionale IRPEF, proprio perché viene ridotta anche la base imponibile per la conseguenza sul lavoro, stimata intorno al 10%, quindi stiamo sull'ordine dei 200.000 euro. Si presume e si constata ormai la ridotta imposta di soggiorno per minori pernottamenti per la chiusura degli alberghi in almeno 79.000 euro, quindi una riduzione del 50%, appunto auspicando che le attività riprendano lentamente poi il pieno regime. Si stima una riduzione intorno al 13% anche dell'imposto comunale sulla pubblicità per complessivi circa 15.000 euro e il fondo di solidarietà comunale pare le assegnazioni del Ministero che non erano note al momento dell'approvazione del bilancio, quindi abbiamo una minore entrata di 48.646 euro. È quella famosa perequazione che ogni anno di fatto ci sottrae risorse, cioè è questo meccanismo solidaristico che per noi è perverso, nel senso che ci toglie regolarmente delle risorse ogni anno. Vediamo il titolo 2, che è quello invece relativo alle entrate da trasferimenti.
che aumentano di 1.290.000 euro, grazie ai decreti Cura Italia e al decreto rilancio, di fatto si sono concretizzati in contributi specifici destinati sia a spese inerenti all'emergenza sanitaria, che quindi ci ristoravano dei costi sostenuti, sia un contributo generale a sostegno delle funzioni fondamentali dell'ente. La stima che abbiamo introdotto nella contabilità si basa su quella quota del 30% che è già stata incassata ed è stata riproporzionata. Speriamo che insomma, le premesse siano mantenute e che la nostra previsione si riveli valida. 1.150.000 è il contributo che stimiamo dallo Stato, come vi dicevo adesso, per le funzioni fondamentali. Invece il contributo statale a parziale ristoro delle imposte di soggiorno è di 26.900 euro, che sono ampiamente insufficienti a coprire questa minore entrata. Poi c'è il contributo dello Stato, sempre per l'esenzione della conto IMU per gli alberghi e altre strutture ricettive, questo è disposto da Cura Italia per 3.761 euro. C'è poi il contributo statale per i centri estivi, esatto, lì, di 41.373 euro. L'organizzazione dei centri estivi per noi ha comportato dei maggiori costi per 106.000 euro e minori entrate per 34.000, quindi insomma lo sforzo finanziario aggiuntivo che il Comune si è preso in carico insomma, è piuttosto sostenuto e questo contributo insomma, ci dà una mano. C'è stato poi il contributo per servizi di ordine pubblico della Polizia Municipale di 5.000 euro per le attività che hanno dovuto fare, anche i maggiori controlli, eccetera. Il contributo della Regione, sempre per il voucher per lo sport, quindi per favorire la fruizione delle attività sportive delle persone più in difficoltà. Il contributo per gli asili nido, sempre dalla Regione, 30.400 euro. Il contributo regionale per l'Agenda 2030, quella per sostenere l'attività a favore dei 17 obiettivi dell'agenda, sono 9.400 euro e il contributo della Regione per il PAESC 10.000 euro in questo caso. Se passiamo alle entrate extra tributarie, quindi la somma di quelli che abbiamo detto fino adesso era 1.290.000 col segno più, sono contributi che sono entrati. Le entrate extra tributarie invece in questo caso di nuovo calano, il calo complessivo è 1.254.000 euro, c'è una riduzione delle entrate da rete per servizi scolastici come la mensa, il trasporto, i nidi, i pre e post scuola, i centri estivi, complessivamente per la chiusura del periodo marzo-giugno, chiaramente inizio dell'anno erano aperti, ma la riduzione è di 486.000 euro. C'è una riduzione di introito da contributi vendita dell'impianto fotovoltaico per un mancato funzionamento a seguito a un furto, per cui c'è stato questo problema che abbiamo risolto. C'è una riduzione dei corrispettivi della farmacia comunale per 290.000 euro, a cui corrisponde una riduzione di spesa per il minore acquisto dei farmaci di circa 200.000 euro per un allineamento delle previsioni consuntive del 2019 e anche per la riduzione del fatturato in seguito all'emergenza sanitaria. C'è il CUP che ha interrotto le attività di prenotazione che è stata disposta dall'ASL e che ha comportato minori entrate per 30.000 euro. Sono diminuiti gli affitti per gli immobili di proprietà comunale destinati a attività commerciali, sociali e sportive decisi dalla Giunta per far fronte alle conseguenze del Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio, per cui sono 18.711 euro le somme che vanno tolte. Invece la riduzione di affitti della Palazzina Stradi via Ada Negri e via Leramo sono in riduzione per l'affidamento in concessione ad Acer che è in corso di completamento, ne ha parlato prima anche Monica. Ridotti sono le sanzioni del codice della strada durante il periodo del lockdown ovviamente per riduzione delle auto di circolazione. Il rimborso del personale distaccato dell'Unione, ci sono stati sono stati adeguati gli stanziamenti. Sono stati di fatto riallineati dei costi, ci sono 125.000 euro in questa voce. Viene ridotto lo stanziamento per le sanzioni e gli interessi che sono stati collegati alle visite di accertamento e rateizzi dei contributi, la cui previsione è stata rivista come descritto anche prima quando parlavamo delle entrate tributarie. Anche qua prevediamo una riduzione di 103.000. Sono aumentati invece i dividendi di ERA. Quindi la società, a seguito dell'approvazione del bilancio, ha distribuito dividendi per 0,10 centesimi e normalmente erano 0,9.
per cui insomma ci sono stati 18.257 euro in più che sono entrati. La previsione di entrate e di spesa per la contabilizzazione dell'IVA con lo split payment è collegata per la gestione fiscale delle attività commerciali, comporta una riduzione di 40.000 euro. Sono stati azzerati gli oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente, come sapete, quindi 150.000 euro, in considerazione della stima di contrazione dell'attività edilizia. In questo momento anche quell'attività si è fermata nei momenti del lockdown. Gli oneri previsti ammontavano complessivamente a 525.000 euro, di cui 150 applicati alla corrente e 375 di investimenti. La nuova previsione, che sulla base della stima dei permessi di costruire, che si prevede di rilasciare, è monta a circa 350.000 euro, che vengono interamente destinati a investimenti. L'applicazione dell'avanzo alla spesa corrente, applichiamo 55.360 euro, questo che era un avanzo, che non è però l'avanzo libero, questo era una quota di avanzo vincolato in sede di rendiconto derivante dagli oneri, per cui la chiusura dell'equilibrio avviene senza applicare l'avanzo libero, ma solo quello vincolato. Passiamo alla spesa. La variazione della spesa complessiva è di 1.662.000 euro, quella complessiva. Quella della spesa corrente è di 1.300.000, che sommata a quella per il rimborso delle quote capitali dei mutui per effetto della moratoria del Covid di 361.000 euro, consente di compensare le minori entrate e di garantire anche il permanere degli equilibri di bilancio. Le riduzioni fanno riferimento al personale, c'è una riduzione di 9.939 euro, che sono insomma le piccole variazioni dell'attivazione delle mobilità e delle altre, insomma, come potete immaginare, l'ammontare dell'importo è una cosa modesta relativa a piccoli periodi. Una riduzione di 12.000 di imposte e tasse, legate alle diverse, anche qui, del personale, prevalentemente l'IRAP. L'acquisto di beni e servizi si riduce di 1.194.583. In questo macro aggregato sono le più rilevanti riduzioni di spesa, sono determinate in prevalenza dalla sospensione dei servizi educativi e scolastici a seguito dell'emergenza. Le minori spese per acquistare i beni e servizi comprendono anche i risparmi per la sospensione dei servizi e delle attività dell'ente e maggiori spese connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Vediamole un po' in dettaglio. Allora, la segreteria riduce di 2.000 euro per il servizio economato, il servizio provveditorato aumenta di 5.400 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione a disposizione sia del personale sia degli utenti. La sospensione della coattiva ha comportato per i tributi un calo di 11.000 euro, per l'ufficio tecnico una riduzione di 8.500 per le utenze e gli automezzi. Il personale, cioè la voce del personale, ha al suo interno una riduzione di 16.250 euro, una parte per la mensa e altre voci relative alla sicurezza o altri oneri che in molti casi il telelavoro ha permesso di contenere. Non è stato assunto una persona all'ufficio contratti e quindi ci sono 23.493 euro di risparmio che però insomma verranno l'assunzione. Si darà corso all'assunzione, per cui questa voce tornerà normale. La Polizia Municipale, minori costi relativi alla riscossione delle sanzioni, anche qua per 10.540 euro. La Scuola dell'Infanzia, riduzione di 34.100 euro per il pre-post scuole per le utenze. Le elementari, casualmente, per lo stesso importo, 34.100 euro, ma non è automatico, è proprio uscito così. Scuole medie, 4.000 euro per le utenze. I servizi di mensa, trasporto, centri estivi e insegnanti di sostegno per persone con disabilità, questo invece è una voce molto importante perché cuba per 500.000 euro, 501.000. Sono servizi sospesi che non hanno dato corso quindi a delle spese. Le utenze della biblioteca hanno comportato 3.400 euro di minori spese, la gestione dell'auditorium e delle utenze dell'ufficio cultura 3.180 euro, 549 euro per il centro giovani, 8.100 euro per pulizie e utenze degli impianti sportivi, 9.075 euro per voci legate al turismo,
4.690 per il tema relativamente all'ambiente, 339.000, questa è una voce importante, di riduzione per nidi e centro per le famiglie. La farmacia, acquisto farmaci, l'abbiamo detto prima, è 198.000 euro. Mentre 290 sono le minori entrate, 190 sono le minori spese. I trasferimenti correnti cubano per meno 126.463, sono prevalentemente trasferimenti a favore dell'Unione per servizi conferiti. 124.000 sono trasferimenti all'Unione, cui 49 al SIA e 88 ai sociali. I trasferimenti per la Polizia Municipale, Ufficio Verbali, sono 13.000. Trasferimenti per i GET, cioè i gruppi educativi territoriali, no? E i tutor per le scuole superiori, per il servizio sospeso, ha comportato una minor spesa di 15.200 euro. I contributi alle famiglie invece sono incrementati di 12.900 e se si sommano ai 4.000 già stanziati nel bilancio si arriva a quasi 17.000 euro, insomma, a sostegno delle famiglie per l'attività sportiva. Sono stati confermati i contributi agli istituti scolastici e alle associazioni culturali, sportive e sociali, anche se hanno sospeso le attività, perché si ritiene che insomma sia fondamentale sostenere questo tipo di servizio per la collettività. 15.630 euro di interessi passivi diversi, poi 93.652 per rimborsi ed altre poste correttive alle entrate, si fa riferimento ai rimborsi delle rette per il trasporto scolastico ed il post scuola che sono state pagate alle famiglie che l'avevano sono state rimborsate le famiglie che l'avevano pagato anticipatamente, 39.000 euro di altre spese correnti collegate all'IVA e 27.341 di minori spese per il fondo di valutazione crediti, cioè questa riduzione viene collegata alla diminuzione delle entrate dal codice della strada. Poi c'è il tema del rimborso delle quote capitali dei mutui per sostenere i bilanci degli enti locali che sono stati messi a rischio di squilibrio. Il decreto Cura Italia ha previsto la sospensione del pagamento delle quote capitali del 2020 e qui dice insomma la mutua di cassa deposito prestiti in gestione al MEF. Questo ha permesso di risparmiare 361.926 euro di quote capitale che vengono rilevate con questa variazione e che sommate a quelle della deliberazione varata nel Consiglio Comunale precedente, insomma, portano una minore spesa complessiva di quasi 400.000 euro, 399.326. Veniamo alla situazione del conto capitale. Sì, adesso cerco, apro il file, sì. del piano delle opere pubbliche, questo qua è ancora più grosso, quindi non so come riusciremo a vederlo. Allora, qua. Salvaguardia luglio, questo. Adesso magari vi allargo solo la colonna delle variazioni, comunque anche questo ce l'avete tra il materiale che vi è stato mandato ieri. Ecco, comune. Questo lo conoscete già, è il solito piano delle opere pubbliche. Ok. Partiamo dai 90.000, PON. Sì. Piano di investimenti del comune, abbiamo detto, no? Quindi 90.000 sono l'adeguamento delle strutture scolastiche per l'emergenza sanitaria, ok? Sì. Finanziate con contributo dello Stato. Poi c'è una sostituzione della caldaia della bocciofila per 45.000 euro. Viene ridotto di 35.000 euro invece l'importo perché la progettazione del terzo stralcio del parco dello sport viene portato al 2021. C'è una manutenzione straordinaria dell'ex IPAB Stradi per 15.000 euro. Ci sono previsti 60.000 euro per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale. Un contributo contro impianti invece alla Maranello Patrimonio, che non viene fatto in questo momento, di 65.400 euro, sono di fatto minori opere, perché l'intervento sulle scuole medie viene rinviato, per cui l'importo non viene portato, non viene messo a bilancio in questo momento. Le fonti di finanziamento per gli investimenti del comune in questo caso vengono così modificate: gli oneri diminuiscono di 23.425 euro, i diritti di superficie di 74.000 euro,
sono di fatto viene adeguata alle previsioni, le provisioni vengono adeguate alle stime del preconsuntivo e alla crisi finanziaria, di fatto, legate all'area PEP e altro. Le alienazioni patrimoniali incrementate di 55.998 euro, anche qui viene adeguata la previsione all'integrazione del piano delle alienazioni, quindi ci sono nuove alienazioni che comportano maggiori entrate. E l'applicazione dell'avanzo destinato a investimenti, 36.992 euro. Il contributo statale per l'adeguamento degli edifici scolastici, ne abbiamo accennato prima, 90.000 euro, che vengono utilizzati per mettere una parte, insomma, per fare una parte degli interventi necessari per la riapertura delle scuole. Il contributo dell'Unione per l'ex IVA stradi sono i 15.000 euro che serviranno per la manutenzione straordinaria. E questa era le fonti di finanziamento per il piano degli investimenti del Comune. Gli investimenti della Maranello Patrimonio, invece, in ogni caso, la variazione in conto capitale del bilancio ha un ammontare complessivo di 100.000 euro in entrate e 100.000 euro in uscita, e l'equilibrio viene confermato. Allora, adesso abbiamo visto quello del Comune, guardiamo velocemente quello della Patrimonio, poi questo punto viene concluso. Le modifiche ai progetti, quindi, sono stati ridotti gli acquisti di automezzi e attrezzature per 10.000 euro, la manutenzione straordinaria di edifici scolastici per adeguamenti vari aumenta di 61.000 euro, 76.000 vengono utilizzati per progettare l'adeguamento sismico delle scuole medie, di cui questi 20.000 sono finanziati con un contributo. L'adeguamento sismico delle medie hanno lavori per 758.000, è lì vero? Sì? 758.776, contributo però di 531.143, ma sono rinviate a 2021 in relazione al contributo, per cui questi importi di fatto viene rinviato. La manutenzione degli appartamenti di Acer comporta un risparmio di spesa di 9.000 euro. La manutenzione dei cimiteri, 10.000 euro, e una parte delle manutenzioni viene inclusa nella voce che abbiamo dopo, è lì di 46.000 euro, vero Monica? Della manutenzione straordinaria del patrimonio. Poi c'è una manutenzione straordinaria per la sicurezza e per le certificazioni dei CPI, prevenzione incendi, per 15.000 euro. Manutenzione di strade diverse per del territorio, 15.000. Manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, 30.000 euro, 3.000 euro di incarichi per spese tecniche e ridotto di 5.000 euro la riqualificazione della farmacia comunale, e sono stati accorpati le piccole somme che useremo nella complessiva somma di manutenzione straordinaria del patrimonio, che è quella dei 46.200 euro. Le fonti di finanziamento, le spese per l'investimento della Maranello Patrimonio, pari a 148.883, sono interamente finanziate con il contributo conto impianti del Comune di Maranello. Se Monica o Chiara o qualcuno vuole integrare con altre informazioni, altrimenti darei la parola per considerazioni al Presidente e ai consiglieri. Se c'è. Ma io volevo solo aggiungervi alcune brevi considerazioni proprio sullo stato generale, insomma, dei conti pubblici, che sicuramente avrete sentito commentare anche a livello nazionale di grande preoccupazione. Il nostro bilancio si riduce di circa 3 milioni di euro di entrate. Abbiamo 1,6 di tributi, 1,2 di entrate extratributarie e circa 150.000 euro di oneri, quindi siamo intorno al 13-14% del nostro fatturato. Questo rispecchia in modo molto chiaro la crisi che sta riguardando il nostro settore produttivo, la nostra economia e le nostre famiglie. Sono stime queste, nel senso che non sono dati certi. Quindi abbiamo pensato comunque di non rinviare al 30 settembre la salvaguardia degli equilibri, perché avevamo bisogno di mettere in campo o comunque di confermare degli interventi già previsti. Quindi l'amministrazione fin dai mesi di marzo-aprile ha fatto proprio un lavoro di selezione delle priorità, quelle irrinunciabili, sulle quali era indispensabile comunque tenere le risorse.
E quindi abbiamo fatto ipotesi. L'unico dato certo è la prima rata dell'IMU che ha avuto una riduzione dell'8% rispetto a quella dell'anno scorso. Avevamo questa ipotesi, le abbiamo fatte ovviamente non in solitudine, abbiamo cercato di avere degli elementi anche oggettivi su cui basarci, ad esempio l'IRPEF, abbiamo guardato i redditi del lavoro dipendente dei primi mesi dell'anno scorso confrontati a quelli di quest'anno, però diciamo che è una salvaguardia molto anomala, a me non è mai capitato di dover fare delle previsioni di bilancio di questo tipo, di queste entità, e anche basate su dei presupposti molto, molto deboli, perché ci vuole la sfera di cristallo per capire cosa succederà quando scadranno le prossime rate dell'IMU, cosa succederà all'imposta di soggiorno, se i turisti arriveranno, cioè, dipende tutto da come diciamo, andrà anche questa epidemia. Quindi riduzioni molto grosse che siamo riusciti a compensare al momento, non è detto che questa diciamo salvaguardia tenga, al momento con gli strumenti che ci sono stati messi a disposizione dalle norme, quindi è stato consentito ai comuni di rinegoziare i mutui, che non significa pagare più interessi, ma di spostare in avanti le rate, cioè c'è stata data la possibilità di non pagare le quote capitale del 2020 per alcuni mutui MEF e di aggiungerli l'ultimo anno utile dell'ammortamento. Abbiamo lavorato invece noi direttamente con alcuni istituti di credito che volontariamente hanno aderito a questo protocollo d'intesa tra l'ANCI e l'ABI, insomma, che ci ha consentito di arrivare a un risparmio di circa 400.000 euro, quindi una cosa molto importante. L'altra grossa entrata che abbiamo ipotizzato è questo fondo da 3 miliardi di euro, che è stato stanziato dallo Stato, che non è sufficiente a coprire tutti gli squilibri. Adesso appunto è in corso un'altra, diciamo, un altro decreto in fase di predisposizione che dovrebbe stanziare delle altre risorse, 3 miliardi che però non sappiamo come vengono distribuiti in modo puntuale, quindi quel 1.150.000 che abbiamo scritto qua l'abbiamo misurato sulla base dei criteri condivisi all'interno dell'ANCI, dell'IFEL, in proporzione a quello che ci è già stato versato. Ci hanno versato il 30%, noi abbiamo ipotizzato il 100% abbattendolo al 90%, togliendo un 10% di rischio capito, di minori entrate. Sono state fatti tanti risparmi perché molti servizi costosi sono stati chiusi e quindi è vero che sono venute meno le rette dei servizi, ma non abbiamo neanche avuto i costi per pagarli. Anche sugli investimenti, come ha fatto vedere il sindaco, è stato fatto proprio un lavoro di misurazione puntuale degli interventi indispensabili perché gli oneri potrebbero non entrare. Noi avevamo fatto una previsione di oneri di oltre 500.000 euro che non ci siamo sentiti di confermare. Arriveranno? Bene, faremo un'altra salvaguardia. Cioè, di salvaguardie quest'anno molto probabilmente ne faremo non una adesso e l'altra a novembre. C'è che ci sia la necessità eventualmente a ottobre di anticipare. Insomma, vediamo un attimo, anche sulla base dei provvedimenti normativi che verranno emanati, di tenere comunque sempre monitorato il nostro bilancio, cosa che abbiamo iniziato a fare fin dai primi giorni dell'emergenza, nel senso che questa salvaguardia voi la vedete ora, ma noi di fatto l'abbiamo impostata ai primi di aprile. Abbiamo aspettato un po' di tutti i provvedimenti normativi, quindi la conferma delle moratorie, abbiamo aspettato il gettito dell'IMU per vedere come andava, però sì, la situazione è molto molto preoccupante, non solo per noi, ma per tutti, diciamo, i comuni italiani. Le riduzioni che noi andiamo a ipotizzare sono abbastanza in linea con quelle dei comuni a noi vicini, ci siamo un po' confrontati anche come, diciamo, come percentuali di IMU non riscosse, insomma, ci sono i comuni della montagna che ad esempio hanno poco produttivo, che hanno avuto delle riduzioni più basse, in ordine al 3%. Da noi invece la riduzione è stata più importante perché di fatto sappiamo che l'IMU, la parte grossa, è pagata dal produttivo, non essendoci dentro
tutte le prime case. Quindi giusto questo per darvi un po' un quadro della situazione finanziaria del nostro comune. Grazie. Grazie anche per l'esposizione di questo punto. Al solito, per dubbi, domande, richieste di chiarimento, altrimenti se non ve ne sono... Io vorrei solo chiedere una cosa, visto che prego. Siamo in commissione. Io ho visto nella parte degli investimenti, fatto sempre il chiodo su quello, non abbiamo progetto su una riqualificazione del campo di calcio di Gorzano e vedo che ci sono sempre questi 50.000 euro che battono. Vorrei capire se un domani è possibile fare una rivalutazione di questo costo, proprio perché siamo in un momento che probabilmente è più importante fare delle valutazioni diverse. Capisco che c'è la possibilità di fare tutto, però questo investimento... Insomma, a mio modo di vedere sembra quasi che sia dovuto, ma non abbiamo nessun progetto, almeno non è stato presentato nessun progetto, non si sa perché, visto che abbiamo l'opportunità di guardare tutte le voci, volevo capire come mai. Sì, mi sentite? Dico due parole io. Dunque, l'assessore allo sport, che non sono io, è l'assessore Mililli, sta parlando con le società sportive per capire quali sono le intenzioni. Nonostante, come avete visto, ci sono stati tanti tagli e tante rivisitazioni in tutto il piano delle opere pubbliche, la volontà è stata quella comunque di mantenere quanto era già stato fissato in sede di bilancio di previsioni. I sacrifici sono stati tanti, ma come avete visto non abbiamo operato tagli sulle strade, non abbiamo operato tagli sulle manutenzioni che abbiamo ritenuto principali e anche su quelli che sono gli investimenti. Quindi il progetto chiaramente non è ancora stato presentato e non è ancora stato redatto, c'è in atto una discussione con le società sportive che sta portando avanti l'assessore allo sport, dal quale potrà confermarsi appunto il portare avanti di questo progetto. Che comunque è più oneroso di questa cifra, in quanto questo rappresenta soltanto il contributo che il comune darebbe a sostegno di questo progetto. Nel caso poi non venisse realizzato entro l'annualità, questo progetto andrà, questo contributo di 50.000 euro andrà o in avanzo, oppure potrà essere spostato sull'annualità successiva. Ecco. La progettazione in questo momento, dato l'incertezza, è stata un pochino rallentata in tutte le attività. Come avete visto, anche la parte di progettazione relativamente all'adeguamento sismico della scuola media è comunque ancora deve essere affidata, la parte di progettazione relativamente al terzo stralcio del parco dello sport è stata rinviata all'anno successivo, appunto per diciamo affrontare nella maniera più congrua questa situazione che ha comunque richiesto una rivisitazione dei costi anche dei programmi di attuazione. Spero che ci sia anche una priorità per altre nell'eventualità che si possa rivedere per altre cose, visto il momento storico in cui viviamo, probabilmente si spera che ci sia priorità per attività o investimenti di altro tipo e invece ci sia una riqualificazione probabilmente più avanti anche di queste attività, ecco.
Certo, la mia risposta era proprio per questo. Tutte le attività che riteniamo prioritarie non sono state modificate all'interno del piano delle opere pubbliche. Quindi comunque abbiamo tenuto questo stanziamento in attesa di capire quali sono gli eventuali sviluppi. Grazie. Altre osservazioni? Se non ve ne sono, passiamo al sesto punto, che è la ratifica di deliberazione 86-36-2020, avente ad oggetto deliberazione della Giunta regionale 570-2020, attuazione progetto Bike to Work, approvazione e variazione al bilancio di previsione 2022 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, conseguente variazione al bilancio al piano esecutivo di gestione 2020. Sì. La parola che esporrà il punto. Non so se era previsto che lo esponessi io, ma se volete lo espongo. Abbiamo ottenuto un contributo di circa 18.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna, suddiviso in due linee di finanziamento, uno sulla parte corrente e uno sulla parte investimenti. Il finanziamento aveva due scopi, uno il bonus biciclette, andando così in un qualche modo a sopperire la mancanza dei bonus ministeriali che di fatto escludevano dal bonus biciclette, dal bonus bici tutti i comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, e l'altra parte invece di finanziamento era finalizzata all'attuazione di un progetto il cui bando di avviso manifestazione di interessi è attivo dalla giornata di ieri per attuare in un accordo di fatto a tre con le aziende interessate sul territorio un progetto di mobilità sostenibile che incentivi alcuni dipendenti o insomma un certo numero di indipendenti o quelli che comunque ruotano attorno, hanno residenza attorno alle aziende, a recarsi al lavoro mediante l'uso della bicicletta. Ogni dipendente, dopo aver stipulato un accordo tra Comune di Marnello che erogherà questi incentivi di 0,20 cent chilometro fino a un massimo di 50 euro mese, avrà l'erogazione di questo contributo a fronte della verifica del percorso in bicicletta casa lavoro, e questo percorso verrà in un qualche modo insomma verificato attraverso un'applicazione che il dipendente scaricherà sul proprio cellulare. È un progetto molto ambizioso e anche certamente sperimentale, nel quale insomma crediamo e che ritenevamo meritasse di partire in maniera tempestiva. Da qui l'esigenza di questa variazione d'urgenza proprio per poterlo portare e approvare in giunta prima dell'assestamento, dato che la Regione ci erogherà questo contributo solo dopo la sua stessa salvaguardia, che sarà appunto fine luglio. Sì, ecco, possiamo aggiungere, se vogliamo vedere la parte finanziaria, che quindi quello che la variazione che è stata portata dalla Giunta in via d'urgenza è stata appunto la previsione di un contributo regionale di 17.902,38 euro, che è esattamente quello che ci è stato assegnato, per le due linee di finanziamento da 8.951 euro l'una, una appunto destinata agli incentivi per l'acquisto bicicletta e l'altra destinata agli incentivi chilometrici per gli spostamenti casa lavoro. Quindi questa è anche la dimensione finanziaria della variazione. Abbiamo già avuto il parere dei revisori trattandosi di una variazione d'urgenza e quindi adesso si chiede al Consiglio di ratificarla. Grazie ancora. Anche in questo caso,
dubbi, domande, richieste di chiarimenti? Se non ci sono richieste in questo senso, l'ultimo punto all'ordine del giorno sono le solite varie ed eventuali. Sembra non ci siano. Se non ci sono appunto richieste varie ed eventuali alla fine dei punti all'ordine del giorno, possiamo considerare la commissione conclusa ed augurare una buona serata a tutti e un ringraziamento per aver partecipato. Grazie. Buona serata a tutti.